Ripartiamo adesso con una seconda parte che è più strettamente giuridica. Qua dovrei avere un po' più di competenze per darvi delle risposte, per darvi delle indicazioni. L'ho intitolata Privacy Concetti Chiave, nel senso che abbiamo poi una seconda parte che è ancora più, ad un, una terza, scusate, parte ancora ad un livello di dettaglio maggiore, perché inizieremo a commentare le norme, la disciplina delle attività, soprattutto relative alle biblioteche e archivi. Ma prima dobbiamo avere un po' di infarinatura sui concetti chiave della privacy, no? Quindi un po' di definizione, un po' di concetti che ci aiutano a definire, a restringere un po' il seminato, a definire il seminato. Allora, innanzitutto le fonti normative, perché si fa ancora una gran confusione e, ahimè, lo vedo ancora nei termini d'uso, nelle, no, nelle informative, nei moduli privacy che ogni tanto ci fanno sottoscrivere quando ci iscriviamo in palestra, quando ci iscriviamo alla scuola di danza, quando ci iscriviamo all'associazione Arci, al circolo culturale, moduli che sono uguali a se stessi da circa 20 anni, da 15 anni, e che hanno ancora norme vecchie, no? E addirittura alcuni li ho visti ancora di recente che hanno un riferimento alla legge del 96, che ovviamente quella è davvero non più in vigore. Però la situazione che abbiamo oggi è questa. Allora, abbiamo, questo ve lo do come riferimento storico, la prima legge sulla privacy era la 675 del 96, si intitolava Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Fateci caso, annotazione importante, tutte queste norme in realtà non usano la parola privacy, vedete nel loro titolo, ma parlano di protezione dati personali o trattamento dati personali, e non è una cosa da poco, anche lì dal punto di vista proprio del linguaggio normativo, privacy è un concetto più ampio, la riservatezza è un concetto più ampio, il trattamento dei dati personali è un suo, diciamo, una sua componente, probabilmente la componente più sviluppata e più densa di questioni. Però appunto il concetto di riservatezza attiene anche a diritti della persona, diritti aspetti deontologici, ad esempio dei giornalisti, che non sono nelle norme sulla privacy, ma sono da altre parti. Queste sono le leggi sul trattamento dei dati personali. Quindi quella del 96 non è più in vigore, è stata completamente abrogata e superata dal famoso codice privacy, che era il decreto legislativo 196 del 2003, che ci ha accompagnato per lunghi anni, perché fino al 2018 è stato quindi per 15 anni, la legge di riferimento. Nel 2018 è diventato direttamente applicabile il cosiddetto GDPR, il regolamento UE 2016 del 6, numero 679, no? Le norme europee sono classificate anche loro con l'anno e il numero di protocollo, semplicemente in ordine invertiti. Noi facciamo prima il numero, poi l'anno, loro in Europa si fa prima l'anno, poi il numero. Non credo che questo vi distragga particolarmente. GDPR è l'acronimo anglofono. Cioè il nome italiano è Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in inglese è General Data Protection Regulation, ok? GDPR, quindi Generale Data Protezione dei Dati Regulation, regolamento. Ok? E occhio a questa cosa delle date perché il regolamento è del 2016, nel senso che è stato approvato ed è entrato in vigore dal 2016, però c'era una sorta di periodo di latenza di 2 anni in cui, pur essendo in vigore, non era ancora direttamente applicabile come norma e diventava direttamente applicabile vedete, 2 anni successivi, 2 anni dopo, il 25 di maggio del 2018, che è stata insomma la rivoluzione. Immagino che se vi ricordate, un paio d'anni fa, quindi nel maggio del 2018, siamo stati inondati di email che ci comunicavano il cambiamento delle privacy policy, no? Anche di siti di cui ci eravamo dimenticati completamente, no? Eravamo iscritti ad un sito, che ne so, di e-commerce che adesso non si usa più molto, ci eravamo registrati 10 anni fa, quindi non ce ne ricordavamo più, e invece, vedi, e lui aveva ancora i nostri dati in database, in banca dati, e quindi ci stava comunicando che avevano aggiornato le privacy policy perché obbligati a farlo. Obbligati dall'entrata in vigore del nuovo GDPR. Noi da qua in poi lo chiameremo GDPR, quindi non vi disorientate se vedete questo acronimo.
questo GDPR però, attenzione, si sovrappone parzialmente al decreto legislativo, nel senso che il decreto legislativo 196 del 2003 non è stato abrogato. È stato abrogato in molte parti, cioè molte norme sono state, diciamo, omissate, cioè se voi prendete il testo di questo decreto legislativo che prima aveva 180, non so, un bel po' di articoli, adesso le trovate vuote, cioè è stato svuotato di molte norme perché entra in vigore direttamente il regolamento europeo, però alcune invece sono state mantenute, quindi per avere il quadro completo delle norme sulla privacy in vigore nell'ordinamento italiano, ahimè, dobbiamo tenere presente il regolamento del 2016 europeo e anche parallelamente le norme del 2003, le norme del vecchio decreto legislativo che sono sopravvissute e che sono, vedete, a loro volta state aggiornate secondo i criteri del GDPR, cioè per mantenerle in vigore devono comunque essere conformate e aggiornate ai principi del nuovo regolamento. Altra notazione che magari per chi non ha dimestichezza con questioni giuridiche è importante, il regolamento è diverso dalla direttiva. La direttiva europea è una norma che non è scritta per essere sufficientemente dettagliata e sufficientemente applicabile così com'è, ma è appunto una direttiva, sono delle indicazioni di principio che poi i legislatori dei vari stati nazionali, cioè dei legislatori degli stati membri dell'Unione Europea, devono recepire, no? Fare una legge che adotta e porta nel corpus normativo locale dello Stato i principi della direttiva. Il regolamento no, il regolamento è già una norma pensata per essere applicata su tutto il territorio dell'Unione Europea e questa cosa qui è stata rivoluzionaria, perché vuol dire che finalmente abbiamo avuto, come dire, fra virgolette, perdonatemi, una legge sulla privacy uguale per tutti i 27-28 paesi dell'Unione Europea. E non è roba da poco, perché in questa materia avere una normativa diversa da paese a paese creava non pochi problemi, soprattutto anche noi avvocati, noi quando facciamo consulenza, avere un cliente che poi si affaccia a un cliente italiano magari, ecco, pensate al vostro caso, ecco. L'Alto Adige è un caso abbastanza emblematico, no? Quante aziende sono formalmente in Alto Adige ma hanno un'utenza che è principalmente austriaca? No, perché sono lì sul confine, perché hanno un tipo di attività che le espone ad un pubblico che è più austriaco che italiano. Eppure, allora in quel caso, il consulente, l'avvocato che deve seguire questa azienda in materia di privacy deve essere un avvocato che conosce sia la situazione della legge italiana, sia la legge austriaca, e non è facile spesso trovare, no? Perché noi avvocati, ahimè, siamo molto, molto legati alla legge di provenienza, che se ne dica. Avere quindi invece una legge che è uguale in tutti i paesi dell'Unione Europea rende la vita più facile e, diciamo, diminuisce i motivi di incomprensione, di disallineamento, di interpretazione delle norme. Okay, quindi è stata un'evoluzione. E poi è comunque un'evoluzione dal punto di vista dei diritti previsti, cioè il regolamento europeo ha stabilito un livello di tutela del dato personale molto più elevato rispetto a quelle che erano le normative precedenti, molto più elevato rispetto anche a tutte le normative del resto del mondo. Ed è una cosa che da un lato fa bene, nel senso che da un lato mostra quanto l'Unione Europea sia attenta a questi temi, dall'altro crea però un po' di disallineamento, appunto, discrasia con l'altra metà del mondo, che è quella statunitense, che ha un livello di tutela minore, una percezione della tutela del dato diversa da quella che abbiamo noi europei, e ahimè, buona parte dei servizi che noi tutti i giorni, di cui tutti i giorni fruiamo, no? Google, Apple, Amazon, si rifanno alla legge americana e quindi si crea un po' questa differenza che non è da poco, non è puramente teorica, ma è sostanziale. Ci sarebbe da fare tutto un discorso sul cosiddetto Privacy Shield, che è un accordo che cercava di appianare un po' queste differenze, che è saltato da quest'estate, creando non pochi problemi, ma non riusciamo ad arrivare ad un livello di dettaglio così elevato in un corso come questo, quindi abbiate pazienza. Importante che abbiate chiaro questo quadro normativo, quindi queste
tre norme, di cui una non più in vigore, quindi ve l'ho messa solo ad un fine storico, diciamo, perché è probabile, magari la troviate ancora citata, quindi dovete sapere che cos'è, però da oggi in poi noi parleremo sempre di questo famigerato GDPR, con l'acronimo che io preferisco inglese, e poi del codice privacy. Esiste anche l'acronimo italiano, RGPD, lo troverete. Quindi se trovate RGPD è sempre il GDPR con le lettere semplicemente invertite, però io dirò quasi sempre GDPR, abbiate pazienza. Allora, di privacy si parla anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è un po' la nostra Magna Carta, no? I principi che tutti i paesi dell'Unione Europea devono rispettare come dire, anche lì conformarsi ad un livello minimo di tutela del cittadino, dei propri cittadini. E vedete che all'articolo 8 viene proprio citato il diritto alla privacy, cosa che invece ad esempio nella nostra Costituzione non c'è. No, la nostra Costituzione, nella prima parte della Costituzione, quelle che sono i principi fondamentali, che è l'equivalente della Magna Carta, diciamo, o di questi carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non c'è la menzione del diritto alla riservatezza, ma perché nel 48, nel 46, 48, negli anni in cui è stata scritta la nostra Costituzione, non c'era la percezione di questo problema. E quindi nel 2000, invece, quando è stata approvata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il problema era già stato ampiamente percepito e sentito, e quindi hanno previsto un articolo che ci dice in realtà tutte le cose che ci servono per dopo, cioè in sintesi in queste 10 righe abbiamo tutti i principi che dopo andremo a sviluppare. Quindi state molto attenti. Allora, dice che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Prima questione fondamentale, cioè stabilire che questo è un diritto. E il fatto che sia un diritto vuol dire che ottiene dall'ordinamento giuridico il massimo della sua tutela, no? Quindi diritto vuol dire che c'è poi da parte per il cittadino ci sono delle garanzie particolari, tra cui soprattutto quella di azionare questo diritto di fronte a un giudice, cioè tutelare questo diritto di fronte ad una corte, ad un giudice, che è appunto la massima forma di tutela che gli ordinamenti giuridici moderni offrono. Poi ci dice che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Eccoli qua. Quindi, innanzitutto, vabbè, principio di lealtà, cioè deve essere corretto il modo in cui vengono raccolti e trattati i dati. Cioè, non ti devo dire una cosa e poi sotterraneamente fare con i tuoi dati altre cose. No, questa non è lealtà. Finalità determinate, cioè ti devo dire chiaramente quali sono i fini per cui io sto raccogliendo e trattando i tuoi dati. E poi, sulla base di cosa si può fare questo trattamento? O sulla base del consenso dell'interessato, cioè di colui che, insomma, della persona che ti dà il dato, o sulla base di altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Queste due cose poi il GDPR le chiama basi giuridiche, vengono nel GDPR articolo 6. Sono alcune forme, alcuni requisiti, fondamenti legittimi che vengono chiamati poi nel gergo basi giuridiche per il trattamento. Lo vediamo dopo. Ogni individuo, questo eccolo, in cosa si estrinseca questo diritto alla protezione? Anche nel fatto che ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica e aggiungerei la cancellazione. Qua non l'hanno messo, però insomma nel concetto di rettifica c'è anche quello di rettificali nel senso che li togli completamente, però è un diritto che è sempre garantito, cioè l'individuo, l'interessato, ti può sempre chiedere di dirgli, diciamo, di fargli sapere quali sono i dati che avete in pancia, i suoi dati che avete raccolto, che state trattando. E lui vi può sempre chiedere di cambiarli, modificarli, aggiornarli o di cancellarli. Inoltre, il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. Ecco qua, quello che noi chiamiamo garante. Quindi l'autorità indipendente, vabbè, le autorità indipendenti sono come l'autorità, non so, sulla concorrenza al mercato,
sono degli enti appunto indipendenti, nel senso che sono indipendenti dal governo e indipendenti dal potere politico, perché vengono nominati secondo non meriti politici, ma secondo competenze tecniche, e rimangono in carica per 7-8 anni, quindi per un lasso di tempo che normalmente è più ampio rispetto a quello di una legislatura e più ampio rispetto a quello di un governo, e anche più ampio rispetto a quello del Presidente della Repubblica, che è 7 a volte, che è appunto il massimo 7. E quindi dovrebbero essere sradicati dalle logiche politiche indipendenti. In realtà sappiamo tutti che non è sempre così sradicato, nel senso che la nomina di qualsiasi carica è sempre un po' infarcita da questioni politiche, però insomma chi viene nominato in queste cariche dovrebbe avere una qualificazione più tecnica che politica. E quindi ecco perché in tutti i paesi dell'Unione Europea esiste un garante, alcuni lo chiamano in modo diverso, però esiste un'autorità indipendente. Ok? La rivoluzione del GDPR, quindi il GDPR, come vi ho detto, ha innovato molto, ha portato dei diritti nuovi, dei principi nuovi. Scusate, qua le slide devo spostare, mi metto qua. Eccolo là in alto, perfetto. Perché ho paura che, mi spiace nascondere il logo, però è l'unico modo. Allora, dicevo, scusate, allora, ad esempio, prima di impatto rivoluzionario, primo effetto rivoluzionario del GDPR è stato il cosiddetto principio di accountability, si dice in inglese, o responsabilizzazione in italiano, cioè spostare molto l'accento sulla responsabilizzazione dei titolari dei trattamenti o dei responsabili del trattamento, dopo vedremo la differenza. Quindi, vedete, ossia spostare l'accento sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate a assicurare il rispetto delle norme, cioè si sposta anche l'onere della prova, cioè sei tu titolare del trattamento, responsabile del trattamento, che devi essere in grado di dimostrare, nell'eventualità di un controllo, di aver adottato tutte le misure e aver messo in atto tutti i comportamenti proattivi, cioè non puramente in attesa che qualcuno ti dica di fare qualcosa, ma tu devi muoverti nella direzione della tutela della privacy, ed essere in grado di dimostrare che l'hai fatto. Ecco, in questo senso, responsabilizzazione, accountability. E si tratta, vedete, di una grande novità per la protezione dei dati, in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali. Quindi, ripeto, non è una cosa da poco, vuol dire che c'è una certa, da un lato c'è un certo margine di discrezionalità, dall'altro, avendo tu maggiore discrezionalità, hai anche maggiore responsabilità nelle scelte, quindi preferisci essere prudente. Preferisci anche nella discrezionalità cercare di scegliere le procedure e le prassi più attente, ecco. Nel rispetto vedete, delle disposizioni normative alla luce di alcuni criteri specificamente indicati nel GDPR. Questo testo l'ho copia e incollato dal garante privacy, dalla pagina in cui si parla di questo principio di accountability, e l'effetto, vedete, è quello dell'introdurre questo concetto che viene chiamato privacy by default e privacy by design, cioè tu devi impostare la tua attività già alla ricerca, a priori, no? By default, noi potremmo tradurlo con a priori o per definizione di base, dovresti già impostarla alla ricerca della tutela della privacy, ok? E by design stessa cosa, by design è pre-progettazione, cioè metto in piedi una piattaforma, la devo già progettare in modo tale che sia il più garantista possibile nella gestione della privacy, ok? Quindi spostano un poco questo principio, le dinamiche rispetto alla situazione che avevamo con il vecchio codice privacy.